Qua. Benvenuto a tutti, ai partecipanti, ai panelisti di questo webinario sulla gestione sostenibile delle risorse idriche. Io sono Andrea Casotto, sono il presidente del chapter della California degli alunni di Padova. La nostra missione lì a San Francisco è quella di raccontare storie di Padova ai californiani e soprattutto in occasione del anniversario degli 800 anni dell'università stiamo preparando vari eventi per l'anno prossimo. Però in quest'anno stiamo anche organizzando una serie di presentazioni webinars come questo qua che chiamiamo Voci dalla West Coast. Questa è la terza serie. Oggi abbiamo invitato il professor Paolo Dodorico, professore a Berkeley, che sarà parte dei panelisti di oggi. Vorrei ringraziare tutti voi che state partecipando, in particolare anche Ilaria Capotti e tutta l'associazione alunni che ha lavorato molto per preparare questo webinar. E adesso vorrei passare la parola ai moderatori, che sono il professor Paolo Tarolli e la dottoressa Giulia Zuecco. Grazie, grazie Andrea. Buon pomeriggio a tutti. Il sottoscritto, che sono il professor Paolo Tarolli dell'Università di Padova, professore in Water Resource Management, e la dottoressa Giulia Zuecco, ricercatrice in idrologia forestale, abbiamo il compito di moderare il pomeriggio di oggi e di introdurre la tematica che verrà poi trattata dai relatori. Brevemente vi mostro una veloce presentazione, un cappello introduttivo di quello che noi andremo poi a discutere con i due relatori, ovvero sia la gestione sostenibile delle risorse idriche. Perché parlare di gestione sostenibile delle risorse idriche? Diamo uno sguardo a questo grafico che fa riferimento ai disastri naturali che sono accaduti dal 1970 al 2019 al mondo. E possiamo vedere come c'è stato un aumento di fenomeni di tipo alluvionale o di fenomeni meteorologici estremi, che sono in quel colore blu e blu più chiaro che vedete nel grafico. Però se voi date un'occhiata ai colori anche più caldi, ovvero sia il rosso, che fa riferimento alle siccità e alle temperature estreme, c'è stato un aumento. Un aumento dal 1970 ai giorni nostri. Diamo un'occhiata un attimo a tutti i fenomeni di dissesto e di disastri naturali che sono accaduti nel 2020 a livello mondiale. Hanno avuto un impatto sull'economia di circa di 200 miliardi di dollari. E dando uno sguardo un po' ai vari paesi, focalizzandoci l'attenzione sul Brasile viene indicato come il 2020 che è stato interessato da una siccità che ha portato ad un impatto di circa 3 miliardi di dollari. Siccità, abbiamo vari episodi a livello mondiale, vari paesi di siccità estrema. Paolo ce ne parlerà, ma la California ha avuto una serie di anni in cui è fatto registrare una siccità di tipo eccezionale, dal 2014 sino al 2017. Ma non solo la California, il Brasile, come ho menzionato prima, dal 2011 al 2018, con un impatto sugli ecosistemi, sulle risorse idriche e anche sugli incendi, ma soprattutto l'Africa. È molto interessante dare un'occhiata a questa illustrazione che fa riferimento ai grandi eventi siccitosi dal 1900 al 2020 in Africa. E potete rendervi conto, dando un'occhiata un po' alla distribuzione dei colori, come ad esempio paesi come l'Etiopia o il Kenya, i fenomeni siccitosi abbiano inciso su una popolazione di più di 50 milioni di persone e portato in questo periodo a più di 100.000 morti. Ma andando a vedere proprio l'ultimo secolo, il numero di morti causate dai maggiori eventi siccitosi dal 1900 al 2016, possiamo veramente dare uno sguardo a dei numeri impressionanti, dalla Cina fino a giungere poi
all'Africa. Focalizziamoci sull'Europa, come e qui un po' vado in conclusione della mia presentazione. Cosa è accaduto in Europa dal 1950 al 2015? La frequenza degli eventi siccitosi è aumentata soprattutto nell'area mediterranea, quindi Spagna, possiamo vedere, Nord Italia è importante regione dal punto di vista dell'agricoltura per il nostro paese, l'Albania e poi la Turchia. E sempre nello stesso periodo, se andiamo a vedere i deflussi nell'articolo idrografico in Europa, anche qui possiamo notare, questa è una mappa che fa riferimento ai deflussi nel mese più siccitoso dell'anno, decremento, una riduzione di deflussi sempre nella zona del Mediterraneo, con anche la Francia, e poi un aumento invece nel nord Europa. Quindi qua ci si pone il punto in che modo questa siccità, in che modo fenomeni siccitosi possono impattare sull'economia. Interessantissimo il report che io vi suggerisco di scaricarvi in formato accesso aperto della comunità della Commissione Europea, in particolar modo del Joint Research Center. È un recente report facendo riferimento al 2020, vi consiglio di scaricarlo, dove pone un'analisi delle proiezioni di impatto sull'economia nell'eventualità che ad esempio in Europa ci sia un aumento di temperatura di 1,5 gradi o 2 gradi o addirittura 3 gradi. Noi possiamo riconoscere in questo grafico come ad esempio l'area del Mediterraneo, soprattutto la zona della Spagna e Italia, l'impatto sull'economia sia particolarmente significativo, sino aggiungere a valori che sono superiori ai 40 miliardi di euro. Un impatto che poi vedremo meglio con Paolo Dodorico, che sarà sull'agricoltura, sulla produzione di energia idroelettrica, sull'uso domestico dell'acqua, su scambi commerciali via mare, ma anche, e qua è un trend in aumento, su edifici e infrastrutture con fenomeni di subsidenza. Adesso, prima di passare la parola ai due interventi, do la parola a Giulio Zuecco, che un attimo vi illustra brevemente come l'Università di Padova anche sta rispondendo a queste sfide attraverso l'introduzione di un nuovo corso di laurea magistrale. Buonasera a tutti. Sono Giulia Zuecco e qui brevemente vi riassumo alcune informazioni relative al nuovo corso di laurea magistrale in Sustainable Chemistry and Technology for Circular Economy. Questo ciclo di incontri dal titolo Ripensare Circolare si colloca all'interno di una serie di iniziative volte a promuovere questo nuovo corso di laurea magistrale che verrà attivato nel corso del prossimo anno accademico, dal 2021-2022. E questo corso di laurea magistrale è fortemente interdisciplinare, si terrà in lingua inglese, è intersettoriale e coinvolge appunto, è promosso dal Dipartimento di Scienze Chimiche, però prevede il coinvolgimento di ben 12 dipartimenti del nostro Ateneo Patavino. Tra le finalità di questo corso è quello di fornire agli studenti conoscenze, competenze e abilità fortemente interdisciplinari che consentono loro di operare in un contesto di sostenibilità e quindi basato sui principi dell'economia circolare. L'altra finalità appunto è quello di formare dei nuovi professionisti in grado appunto di essere impiegati presso aziende o enti pubblici che applichino appunto un modello di economia circolare nella produzione e nei servizi. Il nuovo corso di laurea magistrale prevede appunto 2 anni di durata e prevede l'acquisizione di 120 crediti formativi. È suddiviso in 2 anni, in cui il primo anno prevede degli insegnamenti comuni per un totale di 60 crediti e all'interno di questi 60 crediti si prevede di fornire conoscenze relative alla green chemistry, ai processi industriali correlati, termodinamiche dei processi e applicazioni soprattutto per la protezione ambientale e in un regime circolare. Inoltre sono previste appunto l'acquisizione di tecniche, c'è un corso che intende anche fornire conoscenze economiche, giuridiche, statistiche, economiche e anche nonché sull'utilizzo sostenibile delle risorse idriche, che è appunto il tema che tratteniamo oggi.
All'interno appunto del corso, nei corsi di primo anno, vi è appunto il corso di In Water Resources Management in the Circular Economy, che terremo appunto nel corso del primo semestre. Il corso durante il secondo anno prevede appunto due diversi curricula, Resources and Product Design and Recycling, che è vocato per lo più sul studio delle tematiche riguardanti i materiali, e un secondo curriculum invece focalizzato su Energy Conversion and Storage, che è vocato per lo più a temi relativi alla natura energetica. Inoltre sono previsti 15 crediti per l'attività pratica in aziende, enti di ricerca oppure agenzie pubblica amministrazione, durante il quale lo studente entrerà in contatto con le attività produttive, quindi avrà la possibilità di applicare le conoscenze acquisite durante i due anni di corso al reale contesto industriale. Per maggiori informazioni relative appunto al corso di laurea magistrale, vi invitiamo appunto ad accedere al link, quindi al www.chimica.unipd.it/circular economy. Abbiamo qui anche il link per l'offerta relativa all'offerta didattica. I contatti principali sono il referente e comitato ordinatore e la professoressa Silvia Gross del Dipartimento di Scienze Chimiche. Potete contattarci appunto tramite email su circular.economy@unipd.it. È attivo anche un canale, un account Twitter con tutte le news relative al corso. Inoltre già vi diamo informazioni relative all'iniziativa dell'Open Day, quindi un'iniziativa volta all'orientamento, che si terrà il 31 maggio alle ore 15. Vi ringrazio, adesso appunto lascio la parola a Paolo che introduce i due speaker. Grazie, grazie Giulia. Quindi adesso noi passiamo ai due interventi. Il primo intervento è del professor Paolo Dodorico dell'Università di Berkeley, che ci parlerà di economia circolare per la sicurezza delle risorse idriche e alimentari. Paolo, ti passo la parola e ti lascio, ricordo di essere nell'ordine di 20-25 minuti. Grazie. Grazie Paolo e grazie a tutti voi per l'invito. Un attimo che cerco di condividere lo schermo. È un piacere essere qui. Non mi dilungo, parto direttamente con l'argomento di questa presentazione. Comunque, sono molto contento di essere qua con voi, eccetera. Quindi, parliamo di ripensare il circolare nel contesto di water resources. Sono dei temi in cui possiamo intanto iniziare a vedere cosa vuol dire economia circolare. L'idea è nata è stata proposta come un modo di riconcepire i sistemi di produzione che sostituiscono dei modi lineari di produzione in cui si estraggono delle risorse, si producono dei beni di consumo, si unano questi beni e poi si butta via quel che resta e si accumula del rifiuto. Questo si applica anche all'acqua e vedremo come. L'idea dell'economia circolare invece è di creare più una circolarità e riusare, riparare e recuperare il più possibile questi materiali. E di nuovo questo si applica molto anche all'acqua. E l'idea è che la natura funziona in cicli. Tipici esempi sono i cicli biogeochemici, molto usato in agricoltura, sarebbe il ciclo dell'azoto, per cui lo stesso elemento si ricicla in modo naturale nel sistema attraverso diversi processi che coinvolgono attività microbiotiche, crescita di piante, eccetera, e porta quindi al riutilizzo dello stesso elemento nel tempo, che è lo stesso nel sistema della Terra sempre. Lo stesso si applica anche all'acqua. L'acqua è il tipico esempio di un'economia circolare, perché il processo, il ciclo idrologico coinvolge della pioggia che cade sia sui continenti che sugli oceani. Poi parte di questa pioggia viene evapotraspirata e ritorna all'atmosfera nella forma di vapore acqueo, parte invece diffluisce verso valle e raggiunge gli oceani. C'è uno sbilancio tra la pioggia e l'evapotraspirazione che porta ad un accumularsi di vapore acqueo nell'atmosfera sopra l'oceano e il suo trasporto verso i continenti in una forma di nuovo circolare, in cui in modo molto semplificato alla scala globale abbiamo che la stessa acqua da sempre si ricicla nel sistema. Ovviamente in alcuni casi viene immagazzinata in certi depositi, in certi stocks, tipo quelli nel sottosuolo, dove rimane per un lungo tempo. L'acqua è una risorsa rinnovabile, quindi si presta proprio per un'economia circolare.
come possiamo promuovere un'economia circolare dell'acqua? Per dire questo, intanto dobbiamo guardare a come l'acqua viene utilizzata dalle società umane. E la cosa fondamentale, la premessa, è che l'acqua viene utilizzata principalmente per l'agricoltura, che contribuisce a più dell'80, quasi 90% del consumo di acqua. Tutto il resto è veramente poco, sia l'industria che i consumi residenziali sono veramente poco. Per cui quando si parla di crisi dell'acqua, se vediamo questa figura qua, il drinking water, l'acqua da bere, è veramente poco rispetto all'acqua utilizzata per la produzione di cibo. Per questo diciamo che la crisi dell'acqua è un problema di fame, non di sete. E questo è importante perché molto spesso quando si ha la fermata dell'autobus o si parla con molta gente, tende sempre a pensare che il problema sia il water, la fornitura di acqua per le città. Questo ovviamente è importante nel caso di città in zone molto aride, come qua in America sarebbe Los Angeles o Las Vegas, però in generale l'acqua è principalmente acqua per cibo. Quest'acqua viene utilizzata in due modi. Gran parte della produzione agricola al mondo si affida soltanto alla pioggia, però l'irrigazione viene utilizzata nel circa 20% della superficie coltivata e contribuisce al 40% della produzione di cibo. Tendiamo a distinguere queste due acque perché una è presente già per via di processi naturali, viene indicata spesso come green water, acqua verde, perché è acqua che poi viene utilizzata dalle piante e evapotraspirata, ritornata all'atmosfera in forma di vaporacqueo. L'acqua blu invece è l'acqua che finisce nei fiumi o nelle falde o nei laghi e viene poi in parte pompata e trasportata anche a gravità su campi agricoli per l'irrigazione. Il problema di questo uso di irrigazione è che ha portato ad un esaurimento di risorse idriche. Per esempio le acque del Colorado sono così tanto utilizzate che il fiume non raggiunge il mare e lo stesso poi le falde e quindi l'acqua sotterranea è fortemente sovrautilizzata, al punto che ci sono molti acquiferi dove si vede un abbassamento progressivo del livello dell'acqua, molti di questi anche qua in Nord America, ma anche nel Nord Africa. Poi è molto noto il fatto che a volte nell'utilizzare acqua dei fiumi si asciugano dei laghi. Il tipico esempio è il lago Daral, ma anche il Mar Morto o il lago Urmia o Lake Chad sono molto asciugati dal fatto che si utilizza l'acqua magari non direttamente dal lago, ma dagli affluenti che sfociano in questi laghi. Questo porta poi a dei problemi perché l'esposizione di questi sedimenti all'azione del vento porta quindi ad un emissioni di dust, di polvere minerale nell'atmosfera, con problemi anche per la salute. Molte di queste polveri sono anche contaminate. Quindi quando guardiamo questo problema dell'irrigazione, vediamo che gran parte dell'irrigazione al mondo è fatta in modo insostenibile. Sarebbero queste zone rosa, dove facendo un semplice bilancio idrologico si vede che o si utilizza perdono quelli che vengono chiamati deflussi ambientali, un minimo deflusso che dovrebbe essere garantito per sostenere l'habitat negli ambienti acquatici, oppure anche vengono abbassate le falde. E cosa sono ci si aspetta che il consumo di acqua aumenti perché aumenta il consumo di cibo, principalmente per due fenomeni: la crescita della popolazione, quindi più gente più domanda di cibo, ma anche il cambiamento di diete, l'aumento del consumo di acqua prodotti animali tipo la carne, che richiedono in proporzione più acqua che la produzione della stessa quantità di calorie in prodotti vegetali. E inoltre di recente c'è stato interesse nei biofuel, biocarburanti, che appunto sono spesso dei prodotti agricoli che potrebbero essere utilizzati per la produzione di cibo. Quindi se vediamo la crescita della popolazione mondiale, vediamo che c'è stata una grande accelerazione dovuta alla rivoluzione industriale, anche la meccanizzazione dell'agricoltura, anche la disponibilità di pompe, ma anche la rivoluzione verde, la disponibilità di fertilizzanti industriali, che ha accelerato molto la produzione e quindi ha consentito di sostenere una popolazione, una crescita demografica
unica, perché se guardiamo che negli ultimi decenni c'è stato un aumento di 1 miliardo di persone al mondo ogni 14 anni. Questo è dovuto in parte al fatto che appunto c'è stata una innovazione tecnologica, ma rimane sempre che l'acqua è un vincolo fondamentale nella produzione agricola e quindi rimane sempre un fattore limitante. Qua parlavamo di consumo di acqua, sì, è noto che quando ogni paese il livello di benessere, il livello di reddito aumenta, c'è un aumento anche nel consumo di carne. Questo si vede confrontando tutti i paesi al mondo o anche vedendo la traiettoria di singoli paesi. Quindi ci si aspetta che ci sia entro il 2050 un 20% di aumento del consumo di acqua per capita in media per via del fatto di questo shift, questo cambiamento di dieta. L'energia è pure un pure si affida, dipende dall'uso di acqua, ma molto di meno, e non è quindi, per quanto si pensi che l'energia ha bisogno di acqua, ed è vero, ma è molto di meno, e quindi l'irrigazione è sempre importante. Comunque questo localmente ci sono degli effetti importanti. Per esempio ci si tendeva qualche anno fa a pensare molto all'uso di fracking per estrarre shale oil and shale gas, da formazioni geologiche. Qua in rosa vediamo tutte formazioni geologiche dove sostanzialmente non ci sarebbe abbastanza acqua per estrarre queste risorse. Qua vediamo in questa figura, abbiamo fatto un'analisi degli impianti termoelettrici a carbone, e in rosso tutti quelli che sono in condizioni di water scarcity. E poi anche l'adozione di tecnologie carbon capture and storage, che significa quindi estrarre carbonio, anidride carbonica dal camino dell'impianto termoelettrico e iniettare le informazioni geologiche. Questo richiede pure acqua. E adesso c'è ultimamente l'interesse nelle cosiddette emissioni negative, che significa quindi far crescere della biomassa, usarla in impianti termoelettrici e immagazzinare il carbonio con queste tecnologie di carbon capture and storage. Questo pure richiede acqua. Quindi in un certo senso c'è una dipendenza, forte dipendenza anche da acqua nel sistema energetico, particolarmente se pensiamo ad una green economy. Per incontrare le esigenze di sfamare il mondo, di solito si pensa a due possibili strategie: o aumentiamo la produzione in zone già coltivate, quindi si intensifica, oppure si espande l'agricoltura, e quindi a spese di foreste o savane o praterie, che quindi ha un impatto sempre sulla perdita di habitat e biodiversità. Questa seconda opzione di solito non è incoraggiata dagli ecologi, ma si tende sempre a pensare che l'intensificazione sia la cosa giusta. Lo pensava anche Lincoln, ho visto qua, questo è il municipio di Atascadero, una cittadina qua in California, questa frase che dice in sostanza che bisogna usare al meglio ogni area di suolo. E siccome do un talk adesso in Italia, per la prima volta mi è venuto in mente ieri che c'era, per anni io sono andato a un liceo a Mogliano Veneto, e c'è un consorzio agrario che dice più o meno la stessa frase, una frase probabilmente di era fascista, che dice appunto bisogna dare la massima fertilità ad ogni zona di terra. Questo è possibile, ma per farlo bisogna avere l'acqua. E quindi quando si pensa alla chiusura del gap tra la rese attuale e rese potenziali della terra, si pensa che ci sia in giro per il mondo tipo la possibilità di aumentare di sfamare 4 miliardi di persone in più. Però tutti questi conti non tengono conto dell'acqua. Quando andiamo a guardare l'acqua, i limiti di acqua, vediamo che in blu e in rosa sono le zone già irrigate adesso, e di cui abbiamo già parlato. È possibile estendere l'irrigazione in modo sostenibile soltanto in queste zone verdi, mentre nelle zone gialle, in questa mappa, non è possibile farlo, perché non si andrebbe ad asciugare i fiumi o le falde. E quindi il numero di persone che si può sfamare si riduce a 2,8 miliardi, ma se poi togliamo tutta l'irrigazione insostenibile, perché a un certo punto sarà impossibile irrigare queste zone, scendiamo a 1,8. Quando poi teniamo conto del fatto che l'acqua deve essere disponibile nella stagione in cui viene utilizzata, e quindi teniamo conto della stagionalità, ci affrontiamo altri problemi. L'effetto del climate change, e ne parliamo adesso nel contesto di climate change, qua andiamo, purtroppo lo schema di colori è cambiato, ma vediamo che in blu sono tutte zone dove si può espandere l'irrigazione in modo sostenibile, ma abbiamo bisogno di serbatoi. E mentre in rosa è possibile farlo senza serbatoi.
In un mondo più a sinistra è la condizione attuale, a destra invece abbiamo in un mondo più caldo di 3 gradi centigradi, vediamo molto più blu e molto meno verde a destra che a sinistra, che significa che sotto il climate change è possibile espandere l'irrigazione ma solo in presenza di dighe. Questa per esempio è una zona che include l'Ucraina e altre, che è un bread basket, un paniere del mondo, e vediamo una riduzione delle zone in cui si può estendere l'irrigazione senza serbatoi. Questo a scala globale fa vedere la stessa cosa, quindi molto più bisogno di dighe, che chiaramente ha dei problemi, la costruzione di dighe ha dei problemi, è un argomento molto sensibile, perché ci sono impatti ambientali, inoltre nei paesi in via di sviluppo non è mai chiaro chi benefici dalla costruzione di queste dighe, se siano i grandi agribusinesses oppure siano i piccoli coltivatori. In California si sta perdendo anche il manto nevoso per via del riscaldamento, si sta pensando molto di più all'uso del immagazzinamento dell'acqua sottoterra attraverso ricarica di acquiferi e anche lo sviluppo di banche d'acqua. Ci sono poi altri modi di farlo con piccoli serbatoi. Volevo accennare anche un'altra cosa, che molto spesso nel mondo c'è una mismatch tra la zone dove l'acqua e il cibo può essere prodotto e zone in cui per mancanza di acqua non si può produrre il cibo, e la popolazione locale quindi ha ceduto i limiti imposti dalle risorse idriche locali. Per questo motivo si sono stabiliti delle interconnessioni attraverso import ed export di cibo, e il commercio di cibo internazionale è associato anche con un trasporto in modo virtuale delle risorse idriche che sono andate nella produzione di cibo, nel senso che l'acqua non è presente fisicamente nel grano che viene trasportato o nella soia che viene trasportata, ma è presente in modo virtuale, e questo stabilisce quindi un'interdipendenza tra consumatore e risorse idriche esistenti dall'altra parte del mondo. Vediamo che questo virtual water trade è aumentato in modo drammatico nelle ultime decadi. Molto di rilievo è la presenza, il ruolo del Sud America nella produzione di mangimi in forma di soia per la Cina e il sud-est asiatico. Quindi il 24% dell'acqua e del cibo viene scambiato attraverso trade. Torniamo alla circular economy. Uno degli goal principali, quindi la circular economy, è quello di riutilizzare l'acqua, ma riutilizzare l'acqua in questo caso vuol dire in parte anche riutilizzare il cibo, evitare delle forme di spreco, e anche cercare di utilizzare dei sistemi che richiedano un minore consumo. Quindi se andiamo ad affrontare il tema, il cosiddetto tema dell'intensificazione sostenibile, è un tema che cerca di guardare modi di produrre sia sostenendo, espandendo l'irrigazione in modo sostenibile dove è possibile, ma anche a usare l'acqua in modo più efficiente. E infatti, quando è più efficiente si riferisce un po' a questo, anche non solo a riuso ma anche a consumi locali e a consumi che sono più conservativi. Poi in ogni caso sarebbe da notare che l'uso di varietà di raccolti che siano più efficiente nell'uso dell'acqua, l'idea di piantare il raccolto giusto nel posto giusto. E quindi questo non significa necessariamente usare transgenico, ma si può utilizzare anche il tipo di raccolto che darebbe una produzione maggiore ottimale in certe zone. Altra idea invece è di ridurre la domanda, sia evitando lo spreco, riducendo quindi i rifiuti di cibo, che cambiando diete o usando la cosiddetta appunto circular economy del cibo, quindi piantare un crop che non è che è adatto al posto giusto. Per esempio le mandorle in California sono state criticate perché usano un sacco di acqua, e anche se avviene una siccità non è il cambiare il raccolto in una è difficile, perché ovviamente è una cultura pluriennale. Se in questo studio, per esempio, abbiamo cercato di cambiare la distribuzione di raccolte, abbiamo visto che è possibile risparmiare molta acqua e anche sfamare molta più gente.
in la riduzione del food waste ovviamente è nello spirito della circular economy. L'idea è che un terzo del cibo e il 25% dell'acqua utilizzato per la sua produzione vengono sprecati ogni anno. Questo fino a un certo punto è inevitabile per via del fatto che il cibo è un prodotto deperibile. Ci sono problemi di refrigerazione, ci sono anche problemi culturali di mancanza di attenzione da parte del consumatore, e quindi lo spreco che viene nella parte rossa è contribuito dal consumatore, non dal sistema di produzione e distribuzione. E quindi ci possono essere dei modi di riutilizzare anche un po' questo cibo. Esempi di produzione di economia circolari propri ovviamente sono difficili da portare a grande scala, ma alcuni c'è stato interesse in ultimi anni nel sistema acquaponico. L'idea di unire un idroponico, che è la produzione di un certo raccolto non in terra ma in acqua, che consente quindi di controllare meglio la disponibilità di fertilizzante, di accelerare la produzione e anche di evitare perdita di fertilizzante per drenaggio di acqua giù nella falda. Questo può essere accoppiato con l'acquacultura, cioè far crescere i pesci in una vasca. Se accoppiamo le due cose, c'è il vantaggio che l'acqua, che è dove i pesci hanno rilasciato i loro escrementi, è fertilizzata, quindi se viene combinato con microbiomassa è possibile mineralizzare questi nutrienti e renderli disponibili per le piante. Le piante poi possono fornire diventare mangime per i pesci. Un sistema di questo tipo è possibile creare una forma di economia circolare. Ovviamente ci sono dei costi, perché non è lo stesso appunto di investimento in una infrastruttura di questo tipo. Però ultimamente se ne è molto parlato. Un altro tipo di economia circolare è l'idea di usare gli insetti. Molto spesso è trascurata questa opportunità, e se si guarda il consumo di terra, e potremmo vedere anche di acqua, associato con la produzione di insetti è molto minore rispetto al consumo che si ha per la produzione di carne da bovino o di pollame. Quindi di conseguenza si può pensare a un'economia circolare in cui il food waste viene utilizzato far nutrire gli insetti. Gli insetti poi possono o essere convertiti in mangimi e quindi essere utilizzati dal bestiame, oppure possono essere convertiti in qualche forma di fertilizzante, e quindi possono poi essere utilizzati come cibo. Ma anche c'è interesse nel creare anche prodotti di cibo direttamente da insetti, e qua ci sono alcuni supermercati fancy qua negli Stati Uniti, ma probabilmente anche in Italia, che li vendono già. Altri esempi invece è di riciclare l'acqua direttamente, e quindi questo è l'impianto di depurazione delle acque del distretto di Columbia. L'ho visitato qualche anno fa e era molto interessante il fatto che riuscivano a utilizzare in parte queste acque ricche di materiale organico e convertirlo in biogas, in parte posso riutilizzare i nutrienti che sono presenti in questo materiale. Ci sono poi altre idee che sono basate sull'uso di, non è economia circolare, ma è nello spirito sempre di ridurre i consumi, utilizzare delle risorse che sono le carni artificiali, carni fatte crescere in vitro. Se guardiamo il consumo di acqua, sarebbero queste barre qua, vediamo che rispetto al beef, al manzo, carne bovina, che qua è rappresentato come un 100%, c'è un grande risparmio nell'uso di acque, carni artificiali. Senza andare nelle carni artificiali, vediamo già che il pollo e il maiale sono delle carni che sono consumano molto meno acqua, se facciamo l'analisi del consumo di acqua. E in anni recenti, lo si vede in quest'altra figura, c'è stata una transizione dal beef to pork and poultry, quindi dal manzo al maiale e il pollame, che consente di conseguenza anche di risparmiare. Altre idee è utilizzare acque che vengono buttate via. Tutto il discorso dell'acqua di uscita di rifiuto dalle città
acqua che può venire dal mare attraverso desalinizzazione, o acqua di produzione utilizzata nell'estrazione dei prodotti petroliferi. Se c'è stato, la cosa importante è vedere quali siano i costi e quali sia il valore che quest'acqua potrebbe aggiungere, per esempio, all'agricoltura. Abbiamo fatto questo tipo di analisi: il valore che l'acqua di irrigazione aggiunge all'agricoltura è intorno ai 13 centesimi in media, 13 centesimi di dollaro al metro cubo. Ovviamente il range è molto più ampio se guardiamo questo in media. E ovviamente l'industria petrolifera paga molto di più, intorno a un dollaro al metro cubo in media, e se utilizziamo acqua trattata, il costo di trattamento adesso brackish water è acqua non troppo salata, è intorno ai 30-40 centimetri al metro cubo. Quindi alcuni dei crops, dei raccolti di più alto valore, ancora potrebbero già giustificare l'uso di acqua desalinizzata. Quindi una ulteriore riduzione dei costi di desalinizzazione potrebbe rendere questo approccio competitivo. In conclusione, quindi, vediamo che l'acqua limita la produzione di cibo e di energia, e che ci sono due opzioni fondamentali per quanto riguarda il cibo: l'espansione dell'agricoltura oppure l'intensificazione dell'agricoltura, e c'è molto interesse nell'intensificazione dell'agricoltura richiede irrigazione. E l'irrigazione in scenari futuri in particolare richiederebbe nuovi modi di avere dei serbatoi, che sono un grande problema, e quindi c'è questo interesse nell'immagazzinamento sotterraneo, invece che lasciare l'acqua defluire al mare. L'idea è quello di utilizzare quest'acqua il più possibile per la produzione agricola. Questo è l'unico modo in cui possiamo intervenire sul ciclo dell'acqua, perché ovviamente non abbiamo un controllo diretto sulla pioggia e su quanta acqua arrivi sul terreno. E quindi poi abbiamo l'idea quindi dell'economia circolare, quello di limitare il consumo, e suggerivo qua l'idea di avere un'economia circolare sia nel cibo che nell'acqua stessa. E con questo ho finito, spero di non aver ceduto i miei tempi. Grazie mille Paolo, molto interessante. Faccio giusto un messaggio per il nostro pubblico. Potete scrivere domande ai relatori nella chat che vedete nell'interfaccia, poi a fine delle due presentazioni porremo le domande ai relatori, non adesso. Grazie Paolo. Adesso do la parola a Cristina Scarpel e Massimo Ramazzotto, che ci presentano una realtà molto interessante, Water Ventures SRL, sita in Padova, che opera nel campo della ricerca delle perdite idriche e nello sviluppo di tecnologie innovative nel mercato del sistema idrico integrato. Vi do la parola e vi raccomando di stare sempre nei 20-25 minuti. Grazie. Buonasera a tutti. Buonasera. La presentazione. Eccoci qua. Allora, appunto, come accennato, in questa presentazione, io sono Cristina Scarpelli, qui c'è il mio collega Massimo Ramazzotto, presenteremo quello che è il nostro approccio, quindi la nostra tecnologia innovativa per rispondere a quelle che sono le esigenze del mercato nel tema della ricerca delle perdite in acquedotto. Io sono direttore dell'azienda e sono arrivata all'interno dell'azienda nel 2017, appena è nata, mi sono laureata all'Università di Padova nel 2017 in ingegneria civile con la specializzazione in geotecnica. Io sono l'ingegner Massimo Ramazzotto, direttore operativo dell'azienda, quindi curo la parte di campo delle squadre operative, come meglio potremo in seguito. Sono laureato all'Università di Padova in ingegneria edile e architettura. Anche nel 2017 sono stato il secondo dipendente dell'azienda. E la Duarte Water Venture, appunto, è un'azienda di Padova, fa parte in realtà di una rete di impresa che si chiama IWS, Integrated Water Care Solution, che comprende altre due aziende, IEM Tecnologie Industriali e Idrostudi. All'interno di questa rete di impresa, la nostra azienda in particolare si occupa dei prodotti innovativi da proporre al mercato nel mondo del servizio idrico integrato, quindi acquedotto, fognatura e depurazione. Il nostro core business nasce e si struttura con un contratto di esclusiva con un'azienda che qui vedete, Utilis, che è un'azienda israeliana, e abbiamo questo contratto di esclusiva di distribuzione per il mercato italiano.
Inoltre abbiamo verticalizzato l'attività di ricerca perdite tramite l'istituzione negli ultimi appunto 4 anni di 4 squadre operative che vanno fisicamente a ricercare le perdite in campo tramite strumentazione acustica. Utilis, questa azienda israeliana, sappiamo che gli israeliani, essendo anche in un territorio particolarmente scarso d'acqua, sono in termini di tecnologie innovative di questo settore, sono molto all'avanguardia. E è un'azienda che è stata fondata nel 2013, però di fatto è stata commercializzata nel 2016, e ad oggi conta 3 sedi, una in Israele, una negli Stati Uniti, a San Diego, e una in Inghilterra, e ha sviluppato ad oggi, negli ultimi appunto 4 anni, oltre 250 progetti in tutto il mondo. Come vi dicevo prima, quello che è il nostro settore di riferimento, il nostro mercato, noi ci rivolgiamo ai gestori dell'acquedotto e della fognatura e della depurazione, quindi il mondo del servizio idrico integrato. La forza della nostra rete di impresa, quindi assieme alle altre 2 aziende, è quella di riuscire a soddisfare tutti i bisogni dei nostri clienti in tutto il ciclo del servizio idrico integrato, partendo dalla captazione, distribuzione, fognatura e depurazione. In particolare, appunto, VM Tecnologie Industriali è un'altra azienda di Padova, di cui uno dei 2 soci di VM Tecnologie Industriali è anche il socio fondatore di WEF Water Venture, e VM Tecnologie si occupa di produzione e installazione di strumenti di misura in acquedotto e fognatura, quindi misuratori di portata, di pressione e di livello per monitoraggi. Idrostudio invece è una società di ingegneria che è nata 20 anni fa da uno spin-off universitario dell'Università di Trieste e è specializzata con oltre 50 ingegneri nella modellazione matematica di reti ingegneristiche, reti acquedottistiche e fognarie. La 2F appunto in tutto questo percorso si specializza e all'interno del gruppo come dedicata all'attività di ricerca perdite. Qual è lo stato della ricerca delle perdite idriche in Italia? Ad oggi quello che è il volume perso mediamente in Italia è il 42%. Cosa vuol dire? Vuol dire che se all'interno della rete, tramite sistemi di pompaggio, da sorgenti, vengono immessi in rete 100 litri, 42 vengono persi per le tubazioni, mentre solo 58 arrivano effettivamente all'utente finale. Quali sono le implicazioni che, insomma, bene o male sono state anche già presentate in maniera molto più dettagliata nelle precedenti presentazioni? Il primo è un problema etico. Di fatto, anche se è in presenza di abbondanza di risorsa idrica, è necessario comunque ridurre il fabbisogno di nuova risorsa per preservare appunto quella prelevata. Il secondo tema è un tema di scarsità della risorsa, perché comunque, appunto, come visto prima, i cambiamenti climatici e lo spreco riducono l'accesso all'acqua potabile. Il terzo tema è un tema di spreco di energia, nel senso che l'acqua è pubblica, l'acqua è un bene comune, tuttavia il suo trasporto e la sua gestione, dato che l'acqua per arrivare nelle nostre case è necessario trasportarla, e dato che anche in pressione ci sono dei sistemi di pompaggio che permettono l'arrivo nelle nostre case, questo si ripercuote nella nostra bolletta e prevede anche uno spreco di energia. Quelle che sono le sfide che fortunatamente appoggiano la nostra azienda e che sta aprendo sicuramente il mercato in Italia, ovviamente questo è uno dei temi più attuali, è Next Generation EU, quindi denominato Recovery Fund in Italia, calato a livello italiano il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Che uno dei temi, una delle schede tecniche previste all'interno di questo piano, che prevede finanziamento di fondi europei che copre diversi settori, copre anche il nostro settore. Tramite la scheda M2C4 della tutela del territorio e della risorsa idrica, in particolare si tratta il tema della riduzione delle perdite idriche nelle reti di distribuzione dell'acqua, secondo anche un tema di digitalizzazione. E questo sicuramente si sposa bene con quello che è il nostro approccio alla ricerca perdite, che non è un approccio tradizionale e, se vogliamo dire, anche manuale, ma è sicuramente un approccio che sposa temi di preservare la risorsa per la next generation,
e farlo anche e soprattutto in modo tale che questa risorsa venga e come viene monitorata e preservata venga digitalizzata. In Italia inoltre, fortunatamente, non è così frequente in Europa perché oltre a noi ci sono solamente il Portogallo e l'Inghilterra, il mondo dell'acquedotto è regolato. C'è un'autority che si chiama ARERA e che è l'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, che alla fine del 2017 ha pubblicato una normativa, la normativa 2017, prevede, ha stilato 6 macroindicatori, dall'M1 all'M6. Questo vuol dire? Vuol dire che tutti i gestori che gestiscono le reti, sia quantistiche che cofognarie che gli impianti di depurazione, devono rispettare questi macroindicatori, altrimenti non possono, hanno delle penalità e non possono aumentare quello che è la loro fonte di guadagno, diciamo di guadagno per fare i futuri investimenti che è la tariffa. Quello che interessa in particolare nel nostro caso è il macroindicatore M1 che prevede proprio una valutazione delle perdite idriche. In particolare i gestori sono valutati e categorizzati in 5 classi dalla A alla E secondo 2 macroindicatori, l'M1A e l'M1B. L'M1A prevede una categorizzazione secondo i metri cubi chilometro giorno persi, mentre l'M1B le perdite idriche percentuali, quindi il rapporto tra il volume immesso e il volume effettivamente erogato. Sulla base di come viene categorizzato il gestore, annualmente deve raggiungere degli obiettivi di riduzione di M1A, quindi di valore percentuale della perdita idrica. Qui vedete in alto a destra alcuni valori, categorizzazioni di questi 2 macroindicatori. Vedete che mediamente il nord ha mediamente dei valori migliori rispetto al centro-sud isole. Comunque la media è quel famoso 42% di cui vi parlavo in precedenza. Fortunatamente questo nuovo macroindicatore e anche soprattutto anche grazie a Next Generation EU è un mercato che si è molto smosso, sta molto crescendo, è quello che anche ha spinto la nostra azienda a entrare in questo mercato con una tecnologia nuova. E infatti quello che è la situazione dell'Italia, la vedete qui rappresentata, con la situazione delle perdite nel 2016, la previsione del 2030 è decisamente migliore, dove la maggior parte del territorio italiano si classifica nei colori blu, quindi nelle prime 2 categorizzazioni. Rimane sicuramente una nota critica in alcune aree del sud Italia, questo dovuto a, al di là della situazione già critica attuale, a una situazione che prevede la gestione in economia della codefiniture, cioè non c'è un ente gestore che gestisce l'intera rete, ma sono direttamente i comuni che gestiscono quello che è l'ingegnerizzazione appunto delle reti. Vediamo ora l'attività dell'azienda di 2F Water Venture, a partire dalla sua nascita nel 2017, col suo fondatore Franco Masenello, che ha voluto costituire un'azienda improntata all'innovazione, con un posizionamento sul mercato differente da quello che è lo standard, quindi dalle decine, centinaia di aziende di ricerca perdite tradizionale. Allora, la nostra attività si può suddividere in 5 fasi. Partiamo dalla prima, che è la definizione insieme al cliente. I nostri clienti sono appunto i gestori dell'acquedotto, quindi come può essere Acegas, come può essere Viacqua o Etra. Una volta identificata la relazione, che generalmente è l'intera rete acquedottistica di un gestore del servizio idrico integrato, viene acquisita un'immagine satellitare, radar, di dimensioni 50x70 km, che è molto vasta, quindi generalmente una singola immagine è sufficiente a coprire l'intero territorio gestito da una water utility. Si tratta di un'immagine radar, quindi utilizzando le microonde nella banda C e nella banda L,
penetrano l'atmosfera i primi 2-3 metri di terreno. La seconda fase è la pulizia di questa immagine. Come vedete qui viene rappresentata, è molto diversa da una classica fotografia RGB. Viene quindi filtrata, vengono filtrati i rimbalzi degli edifici, viene filtrata la vegetazione e altri oggetti idrologici. La terza fase, quella più interessante, è quella dell'analisi algoritmica. Un sofisticato algoritmo sviluppato dai nostri partner israeliani vanno a identificare e a individuare la presenza di acqua nel terreno. Questo lo fanno in base alla costante dielettrica, che è specifica per ogni materiale, e lo specifico per l'acqua è del valore di circa 80. Una volta individuata l'acqua nel terreno, si va a capire che tipo di acqua è. Quindi si va a risaltare l'acqua potabile in base alla sua conducibilità elettrica, quindi la salinità dell'acqua. L'acqua potabile ha un range di salinità intorno ai 100-800 microsiemens su centimetro. Quindi acqua nel terreno, acqua potabile, se anche nella vicinanza di una condotta idrica dell'acquedotto, viene segnata una prelocalizzazione, che di fatto è un cerchio sulla mappa di raggio 100 metri, che indica una sospetta. La quarta fase è quella della consegna di questa prelocalizzazione al cliente, tutto in formato digitale, come diceva anche prima Cristina, l'attenzione all'innovazione passa anche attraverso la digitalizzazione, quindi vengono consegnati GIS file in formato shape, KML delle prelocalizzazioni individuate, schede monografiche in formato A4, in formato PDF. Vengono forniti gli accessi a delle applicazioni per smartphone e per computer dove poter controllare in tempo reale lo stato di avanzamento dei lavori. Queste applicazioni vengono aggiornate in tempo reale ogni 5 minuti da un'ulteriore applicazione sviluppata appositamente che viene utilizzata dai nostri ragazzi in campo che fanno le verifiche di queste prelocalizzazioni. Ecco, arriviamo all'ultima fase, quella della localizzazione vera e propria della perdita. Non dovendo andare a controllare tutta la rete acquedottistica, ma soltanto alcune porzioni, andiamo a verificarle con la strumentazione classica acustica, quindi geofoni, quindi correlatori, aste elettroniche, che vanno a individuare il rumore di una perdita, perché quando il fluido in pressione fuoriesce da un tubo attraverso un foro, provoca il classico rumore di fischio che si propaga sulla tubazione. Quindi questi strumenti elettroacustici riescono ad individuare la fonte, quindi arrivare fino al punto esatto della perdita. Una volta segnata, sarà poi il compito del cliente scavarla e ripararla. Quindi, qual è stato l'approccio della nostra azienda di 2F Water Vent? Quello di applicare il SAR. I vantaggi sono quello di avere una panoramica immediata dello stato di salute della rete, a confronto con la ricerca perdite tradizionale che generalmente al massimo non riesce a coprire più di 5 km al giorno. Noi ci spostiamo sulla rete invece con già un'indicazione di una possibile perdita, con queste prelocalizzazioni, mentre chi va, tra virgolette, alla cieca non ha alcuna indicazione, pre-indicazione di perdita. Questo si percuote sicuramente sui tempi. Generalmente noi abbiamo una riduzione di tempi di 8-10 volte rispetto a una ricerca perdite tradizionale, che per controllare migliaia di chilometri di un gestore del servizio idrico può impiegarci svariati anni. Questo perché di fatto controlla anche quelle porzioni di rete che sono sane, non presentano perdita. La nostra attività invece va nello specifico a prelocalizzare, poi localizzare puntualmente le perdite. Questa attività si può quindi poi svolgere, sviluppare più volte l'anno, quindi 2-3 volte l'anno per diversi anni. I risultati di questa attività, in 4 anni siamo riusciti a trovare più di 5.000 perdite,
Vi ripropongo qui un calcolatore, un tool sviluppato dai nostri partner israeliani che permette di calcolare indicativamente le risorse salvaguardate da una perdita idrica, che l'assunzione è quella che una perdita perde circa 930 metri cubi di acqua all'anno, che corrispondono a un certo valore di energia di megawattora e di tonnellate di CO2 equivalente. Quindi parametrizzate le 5.000 perdite già individuate e riparate equivalgono a più di 4 milioni e mezzo di metri cubi di acqua risparmiati, più di 3.000 megawattora che corrispondono a più di 2.000 tonnellate di CO2. Per terminare vi presentiamo un caso studio particolare, quello di Piave Servizi, gestore del servizio idrico integrato del Trevigiano Est, su 3.300 chilometri di rete acquedottistica, un appalto del valore di quasi 2 milioni e mezzo di euro. Si tratta di 3 anni di attività dove effettueremo 6 scansioni, questa volta non da satellite, ma per la prima volta al mondo con radar applicato a aereo. Quindi abbiamo utilizzato il Piper Navajo con una predisposizione ad un sensore radar apposito, quindi che non acquisisce più immagini radar da 650 km, come nel caso del satellite, ma vola a 3 km, quindi con una precisione migliore, una riduzione di tutta una serie di errori che ci permette di avere risultati poi in campo migliori. Ecco, i risultati sono stati quelli che stiamo al termine in questi giorni della seconda di 6 scansioni con aereo. In un anno con 2 scansioni abbiamo trovato più di 1.000 perdite, quindi 1.000 perdite idriche già segnate in fase di preparazione da parte di Piave Servizi. Con questo intervento abbiamo concluso, passiamo nuovamente la parola ai moderatori e vi ringraziamo per l'attenzione. Grazie mille, molto interessante e molto anche utile. Allora, prima di dare la parola al pubblico, sciolgo io un po' la situazione e pongo una domanda a testa per il relatore. Se c'è Paolo Dodorico, Paolo, ci sei? Certo. Eccoti. Eccomi qua. Allora, io ti pongo un attimo una domanda in merito all'agricoltura del futuro. Tu hai parlato di agricoltura idroponica, hai fatto vedere l'esempio delle mandorle in California e hai anche affrontato il consumo di cibo sostenibile parlando di insetti. Ma se io ti chiedo, ovviamente non possiamo sfamare la popolazione mondiale solo con colture di tipo idroponica, però alla luce dei cambiamenti, delle proiezioni di cambiamenti climatici anche, e una domanda basata anche sulla tua esperienza maturata fino adesso, dove, in che modo e cosa coltivare? È una domanda ovviamente che tu non c'è, è difficile dare una risposta, però sulla base della tua esperienza fornire a noi e anche al nostro pubblico delle utili idee per il dibattito. Paolo, grazie per la domanda. In realtà c'è molto interesse in tecnologie o metodi tipo idroponico, ma dobbiamo riconoscere il fatto che tutta la questione anche dell'intensificazione dell'agricoltura, l'aumento delle rese, è un problema che è spesso stato enfatizzato in modo incompleto. Sto cercando di dire che l'agricoltura non è solo una questione di produzione, di economia, è una questione di quel che si chiama stewardship della terra e di prendersi cura della terra e di rapporto della società con le risorse naturali.
L'agricoltura è l'attività umana che ha il più grande impatto sul territorio, condiziona anche il clima, ovviamente sappiamo che l'emissione da fossil fuel è più forte. E quindi quando noi diciamo che vogliamo spingere dobbiamo intensificare l'agricoltura, dobbiamo stare molto attenti, perché le posti in giro per il mondo dove vediamo dei grandi gap tra rese potenziali e rese attuali sono nei paesi in via di sviluppo. E ci sono questi gap perché sono mancati investimenti, capacità istituzionale e economica di fare questi investimenti. Quindi se noi spingiamo per la chiusura di questo gap, molto spesso spingiamo per una transizione dal piccolo agricoltore all'agricoltura di grande scala, che è monocoltura spesso, è agribusiness, e quindi porta a un displacement dei local farmers e alimenta ancora di più la transizione il movimento della popolazione dalle zone rurali alle città. Quindi c'è tutta una questione sociale dietro questo che è delicata e importante, perché questi gap esistono forti soprattutto in paesi in via di sviluppo, dove situazioni tipo idroponico, per quanto interessante sia, sembrano essere un pochino più remote. E quindi questo copre parte della tua domanda. Tu dicevi poi il discorso, infatti le soluzioni, quando noi parliamo di intensificare l'agricoltura in modo sostenibile, lo possiamo fare anche pensando appunto al farlo senza dover ricorrere a forti a tecnologie molto avanzate, senza ricorrere a biotecnologie. C'è tutto un problema dei brevetti che sono dietro anche a certi tipi di semi, e quindi questo porta sempre più ad una penetrazione dell'agribusiness in società rurali, che sono spesso esposte a forti rischi e vulnerabilità. Quindi la soluzione di piantare la varietà o il raccolto giusto nel posto giusto sembra essere una soluzione molto più accessibile, soprattutto se consente di produrre di più con meno, che è un po' lo spirito della cosa. Più raccolto con meno acqua, più raccolto con meno terra, e spesso più raccolti più ricchi di nutrienti, non solo in termini di massa, ma di nutrienti, di proteine, che sono fondamentali, quindi anche per sostenere l'aspetto nutrizionale della food security. E tutte queste cose sembrano marciare nella stessa direzione. Spesso ci sono dei altri fattori, abbiamo verificato che anche si può generare un valore più alto in agricoltura facendo questo in media, globalmente, eccetera, adottando questi metodi. Però ovviamente il problema sono dietro che le scelte degli agricoltori, c'è molto aspetto sia di informazione, sia di esperienza e anche aspetto culturale delle colture, per cui a un certo punto c'è un limite, però questo chiaramente potrebbe essere una soluzione che consente di andare lontano con meno, nella direzione grazie. Appunto di migliorare. Sì. Grazie Paolo, grazie. Poi ritornerò ad affrontare l'argomento. Una domanda invece per Cristina e Massimo in merito alla loro tecnica, che secondo me è estremamente interessante. Ho visto che voi avete parlato che avevate analizzato immagini da satellite e poi siete andati su SAR da aereo, che io reputo estremamente interessante per migliorare ovviamente l'accuratezza. La domanda che vi pongo, e credo che il pubblico o anche gli stakeholder vogliono ascoltarla, è la scala spaziale che è possibile coprire con un rilievo di questo tipo e con un'analisi in questo tipo mediante l'impiego di aereo, e poi il margine di errore. Se voi potete darmi un po' di informazione a questo, che può essere anche utile magari a uno stakeholder che è interessato alla vostra attività. Grazie. Beh, l'attività d'aereo sicuramente implica un maggior sforzo per quanto riguarda la prelocalizzazione, perché finché si parla di satellite, l'acquisizione di immagini satellitari non è niente di così stravagante. Le immagini satellitari si possono acquistare su internet senza troppi problemi. La pianificazione di un volo tramite aereo, con tutte le norme, la burocrazia che ne deriva, è un impegno decisamente di maggior peso. Per quanto riguarda invece la copertura che un aereo può effettuare, allora
Noi abbiamo già effettuato tre attività con l'aereo, abbiamo notato che la durata di un viaggio giornaliera si attesta intorno alle 7 ore di volo. In 7 ore di volo abbiamo visto che generalmente può coprire intorno ai 3.000 km di rete, per cui con 3.000 km lo si può definire come standard, come l'estensione di una rete di un gestore standard, che ovviamente può partire dai poche decine di chilometri in una gestione comunale e può arrivare anche ai 10.000 chilometri, però si tratta di ovviamente pochi casi. Questo porta al volo vero e proprio, alla prelocalizzazione, all'acquisizione delle immagini SAR tramite aereo in 1, massimo 2 giorni di lavoro. Ovviamente tutto si può pianificare, tutto deve essere pianificato ovviamente con il MISE, con l'ENAC, con le autorità, vengono stabilite delle finestre temporali per poter acquisire e utilizzare queste frequenze. E appunto generalmente se la giornata è bella, in 1 o 2 giorni si termina l'attività. Quello che ci ha spinto di fatto a passare da una posizione satellitare a una posizione tramite aereo, che nonostante i necessità di maggiori sforzi da parte dell'organizzazione, da parte dell'azienda, anche se sì, ovviamente il satellite, l'immagine si trova in internet, poi quello che è importante è l'algoritmo che lo analizza ovviamente, e è il fatto che al di là dei approfondimenti tecnologici basta pensare un satellite è posto a 600 km, l'aereo vola a 3 km. Già il fatto che io le immagini le acquisisco molto più vicine e non devo attraversare tutta l'atmosfera per riuscire a visionare quella che è la presenza di acqua nel terreno, questo riduce sicuramente i falsi positivi, cioè dove io ho il satellite, cioè il radar che mi dice che c'è una perdita, non riesco a trovarla, e anche i falsi negativi, cioè la perdita c'è e io non riesco a rilevarla. Per rispondere a quali sono le percentuali di successo di questa tecnologia, mediamente, allora, a noi non ci piace parlare di questo, però per dare un ordine di grandezza, facciamo che noi consegniamo 100 potenziali perdite, ne troviamo su queste 50 perdite mediamente. Con l'aereo stiamo migliorando nettamente i risultati. Perché dico che non è un valore che può essere indicativo? Perché è un valore relativo, cioè migliore o peggiore rispetto a un dato che è quello che fa ad oggi la 1 Water Utility. In qualsiasi caso nella maggior parte dei casi è migliore. Cioè quanti chilometri di rete tradizionalmente una squadra, se non utilizzasse questo approccio, percorre a piedi senza trovare perdite. E quindi il paragone è bene o male il medesimo. Quindi sicuramente la tecnologia poi è nuova, perché di fatto se si pensa che ha solamente 3-4 anni di vita, di esperienza, è una tecnologia che ha margini di miglioramento estremi. E la nostra fortuna è stata quella di riuscire a implementare questa tecnologia con le nostre squadre in campo, per riuscire poi a fornire all'azienda israeliana quelli che hanno gli input reali, vivendo in prima persona quella che era l'utilizzo e l'implementazione del prodotto. Grazie, molto interessante e mi trovo totalmente d'accordo, assolutamente. Giulia, ti do la parola, che così almeno poni tu adesso un giro di domande raccolte dal pubblico, e faccio presente al pubblico che se vuole fare domande può scrivere nella chat, grazie. Allora, abbiamo raccolto appunto delle domande al pubblico e innanzitutto partiamo appunto dalle reti idriche, quindi una domanda sia appunto su quello che ci ha mostrato già Cristina Scarpel, ma anche magari una prospettiva anche da magari a scala insomma extranazionale, quindi fuori dall'Italia. E volevo chiedere appunto lì, da parte di Carlo Pantaleos, qual è l'incidenza della dispersione d'acqua nelle reti idriche? Vabbè, abbiamo visto il caso appunto in Italia, ma anche fuori dall'Italia, e anche ad esempio aggiungo io, quali sono appunto l'incidenza delle perdite idriche anche in altri paesi europei, in contesto appunto europeo o globale rispetto all'Italia. Quindi questa qui è una domanda rivolta sia a Cristina e Massimo Ramazzotto, ma anche a Paolo Dodorico, insomma, se hanno dei dati a riguardo. Allora, a livello europeo,
a livello mondiale le casistiche sono veramente le più disparate. Partiamo dai nostri vicini, cioè per esempio a Malta il livello di percentuale della perdita idrica credo che non superi il 10%, ma è una questione di attenzione verso una risorsa che costa per loro molto, perché di fatto la maggior parte della rete dell'acqua che viene messa in rete la ottengono per desalinazione, quindi diventa veramente dispendioso perdere, non è economicamente conveniente perdere il 40%, quindi ne perdono intorno al 10%. Sono parati ugualmente a Singapore, sono culture diverse. In India si supera sicuramente il 60%, ci sono situazioni veramente le più disparate che secondo me ad oggi il tema, sicuramente il tema di sostenibilità sta crescendo in questo momento e negli ultimi anni. Secondo me quella che invece è la situazione che si rispecchia ad oggi rispecchia una situazione di dove l'acqua c'era e non era costosa, ci sono più problemi, dove c'è l'acqua costava di meno e dove costava di più e c'era meno disponibilità, sono meno presenti di perdite idriche. Poi si spera che diciamo invece questa diversificazione nel futuro venga un po' appianata, ecco. Certo. Sì, quindi anche ad esempio la vostra compagnia, ad esempio, ha visto crescere diciamo un po' la sensibilità della clientela anche verso appunto nel quantificare e nel localizzare le perdite idriche, cioè suppongo quindi sia enti locali che a livello regionale e così via. Sì, sicuramente negli ultimi anni sia a livello di tematica di sostenibilità, ma poi appunto come dicevo è diventata un'imposizione normativa. Fortunatamente in Italia tramite l'ARERA, che è la nostra authority, impone ai gestori di rispettare queste regole, altrimenti non possono né aumentare la tariffa verso i clienti finali e probabilmente anche ricevono delle penalità che sono più costose rispetto a che fare degli investimenti per fornire un servizio adeguato. E in Europa non ci sono molte altre nazioni che hanno un territorio regolato, e questo sicuramente permette e sta permettendo, perché la normativa è uscita nel 2017, quindi già i primi due anni si sono avviati, gli investimenti verso questo settore sono incrementati notevolmente, quindi sicuramente i gestori si stanno assolutamente muovendo in questa direzione. Bene. Un'altra domanda sempre dal punto di vista tecnico, che qualcuno forse non aveva capito, la ricerca tramite appunto con immagini SAR funziona appunto anche in contesto, abbiamo visto, urbano, quindi nonostante la pavimentazione. E com'è rispetto, qual è il livello di precisione anche rispetto ad altre tecniche, quelle convenzionali, come dicevate voi appunto in precedenza, appunto si faceva spesso con le squadre sul campo, però quant'è il livello di cioè sappiamo che è più conveniente appunto la ricerca tramite immagini SAR, però magari a livello di precisione appunto la squadra sul campo è sempre necessaria. Un'ottima domanda. Per quanto riguarda la penetrabilità dell'onda elettromagnetica, questo sicuramente varia, la sua incidenza varia in base al territorio analizzato. Quindi un territorio rurale, quindi poco cementificato, sicuramente permette una penetrazione maggiore, quindi nell'ordine di 3-4 metri di profondità. Sicuramente le pavimentazioni che abbiamo in un contesto più urbanizzato limita la profondità di indagine, quindi l'onda elettromagnetica arriverà fino a un paio di metri di profondità, però ricordiamo che la profondità di posa del mediamente degli acquedotti è di un metro e venti, quindi non abbiamo mai riscontrato problemi di questo tipo in contesto urbano. Per quanto riguarda la precisione della prelocalizzazione, noi contiamo adesso con l'aereo, stiamo facendo tutta una serie di studi e di ricerca e sviluppo per ridurre questo raggio, che ricordo è attualmente di 100 metri. Questo è dovuto a una serie di errori che si accavallano. Per
esempio il pixel stesso, il pixel dell'immagine radar è di 6 metri, a cui si aggiunge un errore di georeferenziazione dell'immagine che va, deve essere sovrapposta poi al territorio. Un ulteriore errore è del radar intrinseco allo strumento che quando utilizziamo l'aereo, potendo personalizzare i parametri, utilizzare i radar di ultimissima generazione, contiamo appunto di e sta dando ottimi risultati anche per la riduzione di questi errori. Per quanto riguarda poi l'efficienza rispetto alla ricerca aperta tradizionale, generalmente noi portiamo l'esempio dell'efficienza giornaliera. Quindi adesso questa è una media non solo italiana, credo anche a livello mondiale, una squadra, generalmente sono due persone con strumentazione acustica che impiega il metodo che noi chiamiamo tradizionale, quindi quello di controllare tutti i chilometri di rete di una rete acquedottistica. Una squadra percorre mediamente 5 km al giorno e individua tra la perdita e mezzo e le due perdite al giorno. Ecco, noi con il satellite, con le nostre attività, come diceva anche Cristina, abbiamo verticalizzato attività, quindi gestiamo dalla parte di prelocalizzazione fino alla localizzazione in campo, arriviamo a 3-4 perdite al giorno, quindi quasi il doppio. E con l'aereo otteniamo anche valori maggiori. Certo, grazie mille per questa risposta. Passiamo a una domanda appunto che magari può rispondere anche Paolo Dodorico a riguardo. Quindi hanno parlato appunto approcci anche quantitativi per determinare il water footprint, quindi abbiamo proprio visto appunto i casi in agricoltura e così via. Se hai conoscenza anche di approcci per determinare il water footprint di un processo che non solo sia nel settore primario, quindi anche nel settore industriale, e dopo esistono delle, siete a conoscenza magari entrambi, delle normative a riguardo? Ci sono dei metodi, i water footprints sono stati calcolati per anche prodotti industriali e sono stati, c'è un sito web, waterfootprint.org, che era gestito da un collega alla University of Twente, e hanno calcolato per tanti prodotti anche di tipo industriale. Di solito si usa per queste cose un metodo che si chiama life cycle analysis, e che appunto andando tutto il ciclo di vita di un prodotto di produzione consente di determinare tutta l'acqua che va nella produzione di questo prodotto direttamente o indirettamente. Il problema di questi metodi è che spesso mescolano acqua che non ci dicono da dove venga quest'acqua, e quindi a volte questo può essere un po' però ci sono dei metodi per calcolarli. Altri metodi a livello più scala molto più grande di diversi settori dell'economia, ci sono modi di determinare quanto un settore dell'economia usi acqua rispetto ad altri, e questo è basato sui metodi input-output, dei cosiddetti input-output tables. E poi invece per l'agricoltura si fa un conto molto più diretto, basato su processi fisici e idrologici che contribuiscono al consumo d'acqua. Ok, un'altra domanda dal pubblico, sempre per te Paolo. Allora, volevo sapere un suo parere sul cosiddetto water grabbing, che tanto sarà importante nella geopolitica mondiale futura, e quindi mi collego anche a un'altra domanda che avevo io, appunto sappiamo che in diversi paesi dove la scarsità idrica è particolarmente rilevante si stanno verificando anche dei conflitti, insomma delle guerre, o addirittura sono collegate anche processi di tipo migratorio. Quindi se puoi dire qualcosa in più su questo tema. Sì, water grabbing è considerato un fenomeno in cui ci sono delle
È un fenomeno di appropriazione di acqua che porta via l'acqua a delle popolazioni locali che la usavano o che potenzialmente l'avrebbero utilizzata. Quindi di solito questo avviene quando in zone dove non c'è una, dove le risorse idriche sono relativamente limitate, e quindi se uno acquisisce un pezzo di terra e irriga questa terra, porta via dell'acqua a qualche altro coltivatore nella zona, perché non c'è acqua per tutti. E quindi di solito questa forma di appropriazione di acqua è appropriata attraverso acquisizioni di terra. E quindi c'è stato in anni recenti tutto un interesse per i cosiddetti land grabbing, l'acquisizione di terra a larga scala, che è aumentato moltissimo dopo la crisi del cibo del 2008. Continua a succedere, sì, quindi questo potrebbe essere un problema. Ci sono anche forme di water grabbing associate alle attività minerarie o alla costruzione di dighe, che quindi portano via l'acqua a zone a valle. Sono vecchi problemi questi qua, e quindi agricoltori a monte riescono quindi a utilizzare acqua che storicamente avrebbe defluito a valle. E questo sono stati documentati in diverse parti del mondo. L'Africa è particolarmente esposta, per chi via del fatto che le zone dove si può, ci sono molte zone dove appunto c'è questa condizione di water scarcity, per cui non ci sarebbe, c'è possibilità di irrigare, ma non per tutti. E poi il discorso dei conflitti, c'è un po', stato un po', si parla spesso di water wars, anche se di recente è stato un po' sfatato il mito che esistano queste water wars, perché è stato notato che c'è più forma di collaborazione intorno all'acqua che di conflitto. E quindi c'è un lavoro interessante scritto da Aaron Wolf, Oregon State University, che ha cercato di far vedere che ci sono molti più accordi sull'acqua che veramente conflitti, perché un conflitto di solito è finito, o una water war, come un conflitto armato tra due paesi, e molto spesso non è un conflitto armato, ma ci sono più tensioni locali, e quel che si osserva non è che due paesi vadano a lottare per l'acqua, è più una forma di penetrazione, di nuovo spesso agribusiness corporations che penetrano in un certo paese e portano via l'acqua non a tutta la popolazione, sono di solito più portate via a certi settori della popolazione, a certe specifiche zone o anche gruppi etnici. Quindi sì, poi il discorso migratorio, questo è un bel argomento da studiare, e chiaramente c'è evidenza di questo, del fatto che ci siano displacement temporanei o permanenti che sono guidati in modo o diretto o indiretto dalla mancanza di acqua o da crisi idriche. Indiretto vorrebbe dire che c'è in società rurali che dipendono da agricoltura e quindi anche da acqua, una siccità prolungata porta quindi ad avere impatti economici che poi portano alla migrazione. E questi sono stati studiati, e l'intervento di Paolo Tarolli prima faceva vedere appunto delle zone dell'Africa in particolare che sono state abbastanza esposte a delle siccità prolungate e severe, gravi. Sì, grazie. Infatti sì, soprattutto è rilevante per tutti quei grandi bacini, grandi fiumi che si trovano a cavallo di diverse nazioni, insomma, pensiamo anche ai grandi fiumi europei, ma soprattutto ad esempio pensiamo ai fiumi appunto che si generano appunto all'interno della catena dell'Himalaya. E un'altra domanda, invece torniamo a Silvia, a Cristina e Massimo Ramazzotto. Allora, sempre dal pubblico, volevamo chiedere qual è l'impatto che avrà il Next Generation EU sul limitare la dispersione idrica, in base ai dati che voi avete, abbiamo parlato, te Cristina hai parlato del PNRR, e se sai può dire se sai qualcosa in più, insomma, a livello europeo a riguardo. Sì, diciamo che in particolare in Italia verranno stanziati almeno 1,2 miliardi di euro per soprattutto sulla parte acquedottistica, poi ci sarà una componente di fognaria, una componente per rientro dalle infrazioni comunitarie per la parte depurativa.
E sicuramente questo sarà una spinta importante, perché comunque tutto quello che è il programma di Next Generation EU dovrà essere completato e terminato entro il 2026. Quindi sicuramente sono progetti che dovranno essere presentati, speriamo entro l'anno, e che verranno approvati, insomma, sono le linee guida, appunto, stanno uscendo in questo periodo, e quindi soprattutto il fatto che ci sia una deadline di scadenza e che l'Europa di solito non scherza con queste cose, diciamo, non è una cosa subito a livello italiano, ma una cosa a livello europeo, questa cosa non si può prorogare, quindi sicuramente sarà una spinta importante. Quello su cui stanno focalizzando il tema in ambito idrico proprio è, uno, la sicurezza dell'approvvigionamento, quindi mettere in sicurezza le grandi opere di adduzione, i campi pozzi, le dighe, e l'altro tema è appunto quello che riguarda direttamente noi, quindi la parte di monitoraggio acquedottistico, compiamo di conoscenza della rete, perché comunque in anche tantissimi casi, soprattutto al sud, la maggior parte dei gestori non sanno neppure dove passa la rete, quindi partire da un piano di conoscenza per arrivare a un piano di gestione e digitalizzazione della rete per poi un piano di mantenimento, quindi sicuramente darà un contributo importante. Grazie. Paolo, volevi farti una domanda? Sì, grazie Giulia. Siamo in conclusione perché mancano pochi minuti alla chiusura e poi lascerò la parola alla segreteria alumni perché chiuderà con un sondaggio, credo, un questionario. Una domanda a Paolo Dodorico che vuole essere anche una provocazione, non a te Paolo, ma al nostro pubblico o alle tematiche trattate. E gran parte della superficie agricola italiana è superficie interessata alla coltivazione della vite. Coltivare la vite è più redditizio rispetto ad altre forme di coltivazione. La domanda che mi pongo e che pongo indirettamente al pubblico, alla luce di un futuro in cui ci sarà una richiesta di cibo a fronte di un aumento di popolazione e anche una forma di coltivazione che sia sostenibile, la coltivazione della vite è una risposta, punto di domanda? Poi passiamo dall'acqua al vino. Però la vite non è solo vino, comunque sì. È una domanda che ovviamente nasce come domanda anche provocatoria per suscitare un po' di dibattito, a 360 gradi. Non penso che siamo arrivati al punto di dover eliminare la coltivazione della vite, probabilmente sono un pochino condizionato dalle mie preferenze, però insomma c'è anche da tener conto che è una forma di... le cose vanno sempre viste un po' assieme, cioè anche è una coltura di pregio, è un cash crop e quindi c'è tutto un sistema economico che ci sta dietro, che non penso vada smantellato solo perché per via di una sufficienza alimentare, non ancora almeno, ma non so, non ci avevo mai pensato. Ma non... Tu non hai mai fatto studi su aree coltivate vite? Non specificatamente, chiaramente il valore del raccolto è molto più alto, cioè in generale in tutta coltivazione a frutta sì, è presente, però la coltivazione a frutta è sempre più per cibo che per altro, però considererei la coltivazione a vite come pure un contributo al sistema alimentare. Perfetto, grazie Paolo. Credo che siamo giunti in conclusione perché manca esattamente un minuto, quindi adesso la segreteria vi pone un questionario che vi chiedo di rispondere e poi possiamo chiudere la diretta. Attendo ordini anche della segreteria. Sì, ho lanciato il sondaggio in sovrimpressione e chiedo gentilmente a tutti gli utenti di rispondere a queste brevissime domande. Grazie. Grazie a tutti, anche ai relatori, per il vostro tempo e i vostri interventi.
Ringrazio l'organizzazione, ringrazio Paolo, ringrazio Massimo e Cristina, veramente molto interessante, e di sicuro vi chiameremo ancora per dare la vostra testimonianza, perché è una bellissima realtà, una realtà da valorizzare, comunicare e proprio proteggere anche, no? E grazie alla mia collega, dottoressa Giulia Zuecco, e chiudo. E a tutti i nostri ospiti e i nostri spettatori comunico che vi verrà comunicata via email la registrazione video, e poi eventualmente, se i nostri relatori sono d'accordo, anche un PDF delle presentazioni, che credo sia di interesse. Buona serata, grazie. Grazie a tutti. Grazie, buona serata. Buona serata a tutti, grazie. Grazie a tutti.